Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 5.9 con il nostro radiogiornale. Al centro dell'attenzione la questione della sicurezza. Blitz della polizia in via Lazio di Modena, dove sono stati arrestati quattro spacciatori che avevano 2,5 kg di droga e 3.500 euro. La polizia ora cerca di risalire alla fonte primaria. Al via le iscrizioni dei bambini nati nel 2014 alle scuole materne pubbliche convenzionate di Modena per l'anno scolastico 2017-2018. La scadenza è prevista per il 6 febbraio. Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida e mancata revisione del veicolo. E questo è il tris di irregolarità in cui primeggiano i guidatori modenesi. I dati sono emersi dal bilancio del 2016 della Polizia Stradale. Un gesto imprudente è diventato estremamente pericoloso per una famiglia residente in via Pini a Carpi. Martedì notte, sette persone, tra cui genitori e figli, sono state intossicate dopo aver acceso i barbecue in casa per cucinare e riscaldarsi. Il monossido di carbonio aveva infatti saturato l'abitazione. Primo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Comunale di Carpi. Domani è sabato alle 21 e domenica alle 16 andrà in scena L'ora di ricevimento di Stefano Massini con Fabrizio Bentivoglio per la regia di Michele Placido. Per oggi è tutto, passiamo la linea alla redazione sportiva. Passiamo allo sport. Carpi, clamoroso colpo di scena nel mercato biancorosso con il centravanti Kevin Lasagna, che sarebbe già stato ceduto a titolo definitivo all'Udinese per una cifra di 4,5 milioni di euro più bonus e un'ulteriore entrata legata ad un'eventuale futura cessione. Il giocatore ad ogni modo rimarrà a Carpi sino a giugno per poi trasferirsi definitivamente in Friuli a partire da giugno. Anche Andrea Catellani con le valigie in mano, con il Cesena che lo avrebbe chiesto allo Spezia, detentore del cartellino, come parziale contropartita per Camillo Ciano. Leonardo Blanchard infine potrebbe dire sì oggi alla Salernitana. Ha parlato ieri Fabio Concas in conferenza del suo rientro, lo sentiamo in questo breve contributo. Sicuramente il rientro è stato bellissimo, è stato duro, lungo, sofferto, tante cose, però adesso finalmente sono di nuovo qua, di nuovo con i miei compagni, con la società e cioè, sono tornato, mi hanno fatto tornare perché sanno che posso dare qualcosa di importante. Ancora a calcio, passiamo al Sassuolo, mentre Emanuele Terranova è pronta a dire sì al Brescia, arriva il secco no da parte della compagine neroverde all'Eister e Wolfsburg per il centrale Francesco Acerbi. Ai dettagli l'acquisto di Andrea Ranocchia, per il quale l'Inter dovrebbe coprire almeno sino a giugno una parte dell'ingaggio. In mediana ha perso Danilo Cataldi, trasferitosi dalla Lazio in prestito al Genoa, gli emiliani puntano forte su Luca Cigarini, valutando in alternativa anche il profilo di Jacopo Dezzi, attualmente al Perugia, ma di proprietà del Napoli. Passiamo al Modena, sempre più vicini Matteo Guazzo dal Parma e Luca Millesi dall'Arezzo, i canarini tentano anche di strappare Raffaele Nolè alla Reggiana per potenziare ulteriormente l'attacco a disposizione di mister Eziolino Capuano. Mantova, Virgiliani alla ricerca di un centrocampista di qualità da mettere a disposizione del tecnico Prina, sondato il terreno con la Provercelli per l'esperto Luca Budel, il DS Pelliccioni potrebbe virare sul giovane centrocampista dell'Inter Riccardo Gaiola, attualmente in prestito ma poco utilizzato al Padova. Chiudiamo col volley, vittoria netta ieri sera per l'Azimut Volley Modena, che al Palapanini si prende l'intera posta in palio battendo per 3-0 la malcapitata Sora, mantenendo il quarto posto in classifica sulle tre lunghezze da Perugia. Stasera serata di Champions per la Nordmeccanica Liugio Volley, con la sfida interna Conegliano che vale il primato nel girone.